Super Sfida con Supernova! Vai! Olè! Supernova, la nuova sfera volante di AirHogs super intelligente che permette di fare cose così. Forza! Esagerato! Ale, ma è perfetta per fare una challenge! Sì, ma prima andiamo all'unboxing! Vai! La Supernova, ragazzi, arriva in una confezione spettacolare. Sembra magica. Magia levitante. Qua si vede il potere dei suoi sensori super intelligenti, che ci permetteranno di fare ben 30 movimenti diversi. E tutti si fanno senza toccare la Supernova con la sola imposizione delle nostre mani. Wow. Giro di scatola. E apriamo la confezione. Facciamo scendere le pareti laterali. Batti 5, Ale. Vai. Olè. Qui sulla base abbiamo istruzioni, cavi, ricarica. Una rapida occhiata le istruzioni, poi come sempre vediamo il funzionamento in video. Vi lasciamo, ragazzi, il link al sito di Supernova qua nelle info del video. Qui c'è il cavo di ricarica e le eliche di ricambio. E questo, Ale, che cos'è? È l'attrezzo per rimuovere il rotore. E questa, ragazzi, è la Supernova. Wow. Sui lati, nella parte inferiore, abbiamo i sensori di movimento. Qui al centro abbiamo lo smart LED. E all'interno della gabbia protettiva, perché ricordiamo, la Supernova è pensata proprio per l'utilizzo indoor, quindi in casa, troviamo anche le eliche e i rotori. Ricaricarla è facilissimo. Inserisco la presa. Ta-dan! Ed è fatta. Ora basta solo aspettare che la luce LED diventi verde e fissa. Proprio così. Per accenderlo spostiamo l'interruttore. E quando la luce verde diventa fissa, allora Supernova è pronta. Per farlo partire è facilissimo, basta lanciarlo gentilmente nell'aria, aspettare 3 secondi che lui si stabilizzi per bene e poi possiamo iniziare a controllarlo. Controllarla è altrettanto semplice. Dal basso sfruttiamo il sensore inferiore e la facciamo alzare, oppure la facciamo abbassare in questo modo. Quando il cuore di Supernova diventa verde, ha recepito correttamente il comando. Quando è bianca, è in attesa di comando. Il bello è che è in grado di evitare da sola gli ostacoli, quindi è perfetta per il volo in casa, come vedete. E coi sensori laterali, ragazzi, ci possiamo andare letteralmente, ciao Ale, ciao, a passeggio. Per cui, come vedete, Ale comanda la direzione da sensore a sensore. Adesso sta passeggiando facendo proprio un mano destra, mano sinistra. È bellissimo perché si controlla con le mani. Senza toccarla. E per bloccarla come si fa? Olè! E lei è spenta. In realtà non è spenta, è pronta subito per essere azionata. Quindi occhio, perché basta mollarla nell'aria e come vedete lei è già partita. Un altro modo per stopparla è quella di prenderla con entrambe le mani e girarla così. Per comandarla al meglio i movimenti devono essere precisi, decisi, ma anche sufficientemente lenti per potergli dare le corrette istruzioni. Con un po' di allenamento si diventa subito dei master di Supernova. Vai Ale, passamela, sono pronto. Oh ragazzi, passaggio e come vedete impongo la mano e vai. Grazie. Te l'ho tornata. Adesso la fai abbassare. E olè! Se la Supernova non è molto stabile, allora voi fate così, l'accendete tenendola in mano per un secondo, poi la mollate. Olè! Se la Supernova tende da una parte piuttosto che dall'altra, voi la potete trimmare, ovvero fare tanti piccoli gesti, vedete che prende il comando, per cercare di stabilizzare il suo volo. Dalle prove che abbiamo fatto, ragazzi, la batteria dura circa dai 5 ai 10 minuti, dipende dai trick che facciamo. Mentre per la ricarica, una qualsiasi porta USB, è necessaria circa una mezz'oretta. Per attivare la modalità trick basta fare così, con una mano e con l'altra contemporaneamente. La luce inizia a blinkare di blu e siamo pronti per darle il primo comando. Trick attivato, destra, destra, sinistra e parte l'orbiter. Vuol dire che ha girato attorno a te, Ale, ha funzionato, grande. E adesso Ale cosa fai? La facciamo ballare. Vediamo. E poi? Ragazzi, guarda, sta ballando, dance disco. E ora cosa facciamo? Ale, destra, basso. È il super spin. Mitica e continua a girare. Visto le luci. Che forza! E adesso, dopo tanto movimento, sinistra, sinistra, destra, 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 e lui, ragazzi, occhio, si abbassa perché sta facendo il morto, hai visto? E ora riprende! Incredibile, vai! E se ora risponde bene ai nostri comandi, sinistra, 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 destra, e ragazzi, è il boomerang! Bravo, è tornato indietro! E ora, ragazzi, sinistra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. È l'elevator, ragazzi, va su e giù, e su, e giù, è venuto da me, e su! È arrivato il momento di portare a spasso il cane, vai Ale! Vieni! Eccolo, si abbassa, vai Ale! Vieni. Portalo in giro, bravissima! Avete visto come evita gli ostacoli?
Supernova è super. E adesso ragazzi, 1, 2, 3 dal basso, e lui si alza e spinna, e l'elevator spin, destra, destra, basso, e guardate come spinna ragazzi, una direzione e poi nell'altra direzione, è la time machine. E ora che ti abbiamo visto trickare, Ale, siamo pronti per andare alla sfida! Ovvero faremo un percorso sia noi che le nostre supernova nel nostro salotto, e chi ci mette di meno vince. Si parte dalla partenza. Giusto! E si va verso il sottopasso, ovvero bisogna far passare la nostra supernova proprio qua sotto il nastro rosa. Sì, Ale, adesso è semplice, voglio vederti a fare lo slalom dopo con la supernova, questo slalom qua. Passare qua, ma soprattutto vincere la sfida impossibile, ovvero far passare la supernova attraverso il vasino, poi salire sul puff in piedi così, e dal puff, ferma lì, spingere la supernova con la mano fino a quando sarà lei e non tu a tagliare il traguardo. Vincerà ovviamente il giocatore che ci mette di meno. Via, vai Ale. Attenzione, la supernova è partita, ma all'indietro Ale, dove stai andando? Forza, forza, deve giustamente stabilizzarsi. Ci stiamo avvicinando al sottopassaggio. Vai Ale, che ce la puoi fare. Vai, 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 vai. Dove sei? Dai che sei passata. Non sei passata? Sì, è passata ragazzi. E adesso è il momento dello slalom. Vai. Oh, bravissima. Occhio ai piedi, perché sono i piedi che devono fare lo slalom. Ma se la supernova se ne va in giro, allora lo slalom non si riesce a fare. Devi passare di qua. Bravissima. Sei già arrivata alla sfida più difficile. Devi abbassare la tua supernova e poi spingerla. Oh, attenzione. Ah, no, non colpirmi. Abbassa, abbassa, abbassa. Ok, alza, alza, alza. Dove sei? Abbassa, abbassa, abbassa. Eccoti qua. Attenzione. Vai che ci sei quasi. Oh, oh, è uno scontro. Dai che ci sei. Vai, grandissima. E adesso sopra il puff, in piedi. Vai Ale. Occhio ragazzi. Bravissima. Perché sto facendo il tifo per te? Perché? Vai. Occhio, una bella spinta. Deve passare la riga. Vai! Ale, questo è il tempo che sono riuscito a bloccare. 1:40. Piedi sulla riga di partenza. Ciao Ale. Ciao. Via. Vai. La mia supernova è partita. E vado subito al sottopassaggio nell'angolo dei giochi. Guardati. Ma vai piano. Ma vai piano. Dove sei andato? Torna indietro. Quello prima. Ho sbagliato lo slalom. Vai. Ecco, adesso va bene. Va bene. Adesso va bene, prego. Avanti, avanti, avanti. Piano, vai okay. Piano. È più difficile. No, 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 no. No, no. Vai, vai. Dai, che ce la fai. No. Dove sei andato? Scusate. Dove sei andato? Vai, abbassati. Alzati, no. Abbassati, deciditi. Forza. Dai, vai. Che ce la fai. Sì, sì, andata, bravo. Andata. Devo salire sopra. Vai, 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 vai. Oh, oh, alzati, no, vai, ah, passa, è passata, vai, ah. No Ale, 1:47, sì. Ho perso per 7 secondi, ho vinto. Ma sai dove li ho persi Ale? Li ho persi proprio qua. Ciao. Sì, lì dentro. Ale, hai vinto la sfida? Sì. Lo so, ma l'importante è divertirsi, e con la supernova ragazzi ci si diverte assai. E se anche voi vi siete divertiti e questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione, iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video, e scaricate ragazzi l'app GBR, occhio a non farvi male alla testa, dove trovate le fantastiche fan art che ci mandate. Ciao, ciao!